Buongiorno a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento a Inside Channel Fans People di marzo. Nella puntata odierna abbiamo deciso di indagare le strategie difensive con un particolare focus sul fixed income. E allora, prima di iniziare, andiamo a dare uno sguardo assieme alla copertina del magazine di marzo. Ecco, la vedete. Grandi, medie o piccole, le società con la gamma più consistente. Entriamo ora nel vivo dell'articolo in primo piano di marzo, che può essere visionato, ve lo ricordo, anche nella sua versione digitale. Gli asset manager con il numero maggiore di prodotti consistenti, uno dei tre criteri per accedere al rating Fans People nel 2022, in proporzione all'offerta presente nel mercato italiano. I dati di quest'anno sono tra conferme e nuovi player rispetto all'anno precedente. In questa carrellata di società, tra le big player, un numero di fondi consistente, la prima delle italiane risulta essere Eurizon Capital SGR. Coinvolgiamo per questa ragione un gestore del fondo Eurizon Fund Global Bond, che rientra proprio nella lista dei consistenti. E allora vi vado a presentare il primo ospite della puntata di oggi. È con noi Maria Luisa Matarrelli, responsabile Development and Emerging Government Bonds and Forex di Eurizon. Buongiorno, bentrovata. Buongiorno, grazie dell'invito. Iniziamo dal contesto generale, tassi di interesse in rialzo, banche centrali più aggressive. Le chiedo cosa vi aspettate per il proseguio di quest'anno, visto l'avvio decisamente turbolento sui mercati finanziari. Il contesto generale dei mercati è cambiato radicalmente in questi giorni a causa degli eventi geopolitici, e quindi dell'invasione russa dell'Ucraina. È molto difficile prevedere l'evoluzione militare. Quello che però possiamo provare a calcolare è l'impatto di questi eventi geopolitici sulla politica monetaria e sul profilo di crescita e inflazione. Innanzitutto possiamo dire che l'impatto più importante è sui prezzi delle commodity, quindi l'inflazione resterà ancora alta e sarà ancora più persistente. E poi possiamo anche affermare che gli effetti dell'aumento dei prezzi delle materie prime non saranno omogeneamente distribuiti, ma colpiranno soprattutto l'Europa e i paesi che importano commodity. E per quanto riguarda la politica monetaria, quindi, la Fed dovrebbe comunque avviare un percorso di rialzi che pensiamo sarà più o meno in linea con le attese di mercato, circa 5-6 rialzi quest'anno, ma potrebbe essere più graduale il ritmo dei rialzi se dovessero verificarsi fasi di forte avversione al rischio e deterioramento delle condizioni di liquidità. Quest'ultimo fattore potrebbe ritardare l'inizio della riduzione del bilancio della Fed, il cosiddetto quantitative tightening. E la BCE invece dovrà rivedere sui piani di normalizzazione della politica monetaria, perché lo shock sulla domanda aggregata dell'aumento dei prezzi delle materie prime potrebbe essere molto rilevante, e per quanto l'inflazione sarà alta nel breve termine, nel medio termine questo shock potrebbe essere fortemente disinflazionistico. Ci aspettiamo quindi un'uscita più lenta dal QE, un rialzo dei tassi ancora più ritardato e probabilmente nuove operazioni di immissione di liquidità a tassi agevolati per fornire la liquidità al sistema bancario. Inoltre, per l'area euro c'è stato un cambio paradigmatico della Germania sulle spese militari e più ampiamente sul ruolo geopolitico dell'Europa. Questo apre la strada ad un supporto più ampio da parte della politica fiscale e ad una condivisione maggiore delle spese legate a questa situazione di guerra, come già accaduto durante la pandemia con il Next Generation EU, che è uno strumento che può essere dotato di maggiori risorse. Non dimentichiamoci che uno dei suoi scopi è proprio la transizione energetica, e gli eventi hanno messo in luce quanto è necessario accelerare questo processo, e già nell'immediato la Commissione europea cercherà di gestire gli approvvigionamenti di gas naturale per l'intero continente. Infine, un cenno alla People's Bank of China. Dopo che le autorità cinesi hanno annunciato un target di crescita del 5,5% per il 2022, quindi più alto delle previsioni di consenso che si attestavano al 5%, sicuramente questo implica che continuerà a perseguire una politica monetaria moderatamente espansiva, e anche in Cina ci sarà un supporto da parte della politica fiscale su un programma mirato di infrastrutture a livello locale. Ecco, allora, secondo la ecco, vostra allora, strategia, le chiedo quali sono le maggiori opportunità, quali sono le maggiori opportunità in questa fase, e quali rischi dai quali gli investitori dovrebbero in qualche maniera difendersi.
Lo shock energetico, come dicevo prima, può avere impatti sulla crescita globale rallentandola, anche se fortunatamente la crescita è forte e al di sopra del potenziale nei paesi sviluppati, soprattutto a seguito della normalizzazione della situazione pandemica e dell'uscita e della riapertura delle economie globali. Quindi pensiamo che il rischio di una fase di stagflazione, cioè bassa crescita e alta inflazione, possa essere una fase di breve durata. Tuttavia l'inflazione così alta e negli Stati Uniti anche un mercato del lavoro particolarmente forte obbliga la Fed e altre banche centrali come la Bank of England, meno la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Giapponese, a normalizzare la politica monetaria. Questo esercizio di normalizzazione della politica monetaria, cioè rialzo dei tassi e riduzione del balance sheet, è un esercizio complicato in questo contesto perché una riduzione della liquidità globale non ben calibrata può provocare fasi di forte avversione al rischio. Per quanto riguarda i paesi emergenti, il contesto di breve termine è di contagio, perché la Russia aveva un peso di circa il 7% sul benchmark GBI-EM, che rappresenta l'universo di investimento dei titoli in valuta locale emergenti, e il 3% sul benchmark NB Global, che invece include, rappresenta l'universo di investimento dei bond in valuta forte, dollaro ed euro. I ritorni di questi due indici sono stati fortemente penalizzati dal crollo delle valutazioni dei bond russi e sicuramente ci saranno outflows dell'asset class. Nel medio termine, tuttavia, la stabilizzazione del ciclo cinese, che è la grande novità del 2022, e il fatto che molti paesi emergenti comunque esportano commodity, e un rallentamento della fase di normalizzazione della politica monetaria potrebbero essere tutti elementi di supporto. Aggiungo che comunque sulle asset class emergenti obbligazionarie c'è poco posizionamento a seguito della brutta performance delle loro economie negli anni passati durante la fase pandemica e anche perché le banche centrali dei paesi emergenti hanno avviato una fase di normalizzazione della politica monetaria molto più veloce delle banche centrali dei paesi sviluppati, perché l'inflazione alta è stata subito un problema per questi paesi che non si sono posti, come è successo per esempio negli Stati Uniti, il problema se l'inflazione fosse transitoria o meno. Perché in questi paesi le aspettative di inflazione hanno caratteristiche più adattive e quindi l'indebolimento della valuta, delle valute, nel caso in cui avessero tergiversato e non agito sul fronte del rialzo dei tassi, avrebbe amplificato il problema. E quindi diciamo i principali rischi sono sicuramente che potrebbe esserci una fase breve di stagflazione dell'economia globale, soprattutto di quella euro, è sicuramente diciamo, sugli emergenti luce d'ombre, perché da un lato diciamo c'è un effetto contagio dalla Russia, dall'altro però è anche vero che la maggior parte dei paesi emergenti sono esportatori di commodity e quindi non è detto che l'impatto di quello che sta accadendo sia poi del tutto così negativo. Ecco, allora le chiedo un'ultima battuta: com'è posizionato al momento il vostro portafoglio e quali primi titoli che detenete, ma soprattutto perché? Io farei una premessa sul benchmark di questo fondo, che ha una filosofia diversa da, diciamo, un benchmark standard, perché il fondo investe con una logica GDP weighted sul mercato dei titoli di Stato nelle rispettive valute locali, nel senso che il benchmark con cui si confronta pesa gli emittenti che sono tutti sovrani in base a quanto il loro GDP spiega del GDP globale e non in base a quanto debito è stato emesso nel passato. Quindi è premiata più che altro la capacità di ripagare il debito con la crescita nel futuro piuttosto che il livello di indebitamento. Gli emittenti sono 40 e sono sia paesi sviluppati per il 60% sia paesi emergenti per il 40%. Quindi rispetto ad un benchmark standard, i pesi sono distribuiti in maniera diversa. Il peso dei titoli statunitensi è più o meno lo stesso rispetto ad un benchmark standard, mentre ad esempio i titoli di Stato giapponesi pesano il 6% contro un 20% circa di un benchmark standard e sappiamo che rendono pochissimo, mentre più del 13% è costituito dai titoli di Stato cinesi, che è un mercato su cui il fondo investe direttamente. Gli altri paesi emergenti inclusi nel benchmark sono soprattutto quelli asiatici, che spiegano il 28% del 40% di cui avevo detto prima, totale paesi emergenti nel benchmark.
In secondo luogo, la gestione del fondo segue un approccio top-down. In che senso? Nel senso che noi conduciamo un'analisi macroeconomica molto accurata e cerchiamo di capire in quale regime siamo, sia in termini di crescita e inflazione, ma anche in termini di fasi di volatilità del mercato. In base, diciamo, a questa analisi, poi individuiamo dei temi di investimento che ci aiutano a fare una gestione attiva e piuttosto diversificata. Al momento il portafoglio è in sovrappeso di duration complessiva, sono stati acquistati titoli di Stato dell'area euro, soprattutto tedeschi, con scadenze lunghe, in ottica di protezione del portafoglio e anche in vista dello shock energetico che sicuramente, diciamo, impatterà sulla crescita del continente. Sono stati comprati anche titoli di Stato americani a lunga scadenza, tuttavia sugli Stati Uniti continuiamo a mantenere una posizione di moderato sottopeso di duration. E il fondo poi è in sovrappeso anche di duration dei titoli di Stato cinesi in vista di un ulteriore allentamento della politica monetaria e anche di titoli di Stato italiani, anche se moderato, perché ci aspettiamo comunque supporto da parte della Banca Centrale Europea. Ma l'approccio è piuttosto tattico e, ad esempio, nell'ultima settimana dove c'è stato un notevole tightening in determinate fasi del mercato, la posizione è stata ridotta. Poi abbiamo anche posizioni di sovrappeso di duration su alcuni paesi nei quali sono prezzati già notevoli rialzi, come per esempio i titoli di Stato coreani. I primi 10 holdings del fondo, che sono circa il 42% del portafoglio, sono 3 titoli di Stato cinesi, che fanno il 15%, due titoli di Stato americani, circa il 9%, due titoli di Stato coreani, circa a breve termine, circa 6,5%, un titolo di Stato italiano, il 5%, un titolo di Stato canadese, anche qui sono prezzati, cioè prezzata una fase di restrizione della politica monetaria piuttosto veloce, e poi un titolo di Stato giapponese a lunga scadenza. L'allocazione valutaria prevede una posizione di sovrappeso di dollari statunitensi e yen giapponese, valute aggiunte in ottica di protezione del portafoglio, e poi il fondo è in sottopeso moderato di valute emergenti. Soprattutto la posizione principale è un sottopeso di peso messicano. Non ha esposizione ai titoli corporate, il fondo ha una marginale esposizione ai mercati emergenti hard currency in euro tramite il fondo della casa gestito dallo stesso team. Non detiene titoli di Stato russi in valuta locale, che pure sono presenti nel benchmark, ma lo erano con un peso marginale, quindi abbiamo provveduto a ridurli più o meno un mese fa, perché temevamo non tanto quello che è successo, ma che le sanzioni potevano comunque arrivare dal Congresso americano, che è stato sempre particolarmente duro con la Russia, il Congresso democratico, e sul mercato secondario dei titoli di Stato. Quindi, visto il peso marginale, avevamo provveduto a ridurli. E chiuderei dicendo che la situazione, diciamo, geopolitica è particolarmente drammatica, però insomma la nostra piccola battaglia è quella sempre di cercare di individuare bene le fasi di volatilità e di possibili conseguenze macroeconomiche per salvaguardare quanto più possibile i risparmi dei nostri clienti. Ringrazio dunque per la sua analisi Maria Luisa Mattarelli, responsabile Development and Emerging Government Bonds and Forex di Eurizon. Grazie. Grazie a voi. Concentriamoci adesso indagando la qualità del credito, ma soprattutto cercando di capire come si sono comportati i corporate bond e quali le prospettive per questo comparto. Lo facciamo con il prossimo ospite che vi vado a presentare. È con noi oggi Paolo Baldessari, Head of Fixed Income e Alternative Investment di Banca Generali. Buongiorno, ben trovato. Ciao a voi. Come sappiamo, l'anno si è aperto in maniera davvero molto sfidante, difficile per gli investitori sui mercati finanziari. In questo senso l'obbligazionario non ha fatto eccezione. E allora Baldessari, le chiedo se può spiegarci perché, ma soprattutto quali le vostre prospettive per i prossimi mesi. Sì, se si escludono le commodities e l'indice azionario brasiliano, tutte le principali asset class sono in territorio negativo all'inizio anno, compresi i principali mercati obbligazionari. Sui bond ha pesato soprattutto l'inflazione, in forte crescita negli ultimi mesi, trainata dai rialzi delle materie prime e in particolare le materie prime energetiche, ma anche poi la svolta che abbiamo avuto a gennaio di quest'anno sulle banche centrali.
che hanno comunicato di voler uscire dalle misure monetarie molto espansive che erano state messe in campo dopo la scoppio della pandemia. Da ultimo, nelle ultime settimane, abbiamo avuto un acuirsi delle tensioni geopolitiche con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E questo ha portato dei movimenti sui tassi veramente estremi, veramente molto molto forti, in una direzione o nell'altra. Ad esempio, a metà febbraio il rendimento del 2 anni americano è salito di 20 centesimi in un solo giorno, dopo che erano stati pubblicati i dati di inflazione americana sopra il 7%. Dobbiamo tornare agli anni 80, alle politiche monetarie di Volcker per avere dei movimenti così, violenti negli intraday. Qualche giorno dopo abbiamo avuto il Bund invece, che è sceso di 30 centesimi in una giornata quando c'è stata la notizia dello scoppio della guerra in Ucraina. Quindi abbiamo avuto comunque delle giornate, abbiamo avuto delle performance negative sui mercati obbligazionari d'inizio anno, ma anche grandissima volatilità. Quindi lo scenario sui tassi è oggi molto molto incerto, i mercati si aspettano ancora 5-6 rialzi da parte della Fed nel corso di quest'anno, c'è ancora una probabilità che anche la Banca Centrale Europea da qua a fine anno faccia un rialzo dei tassi, però è chiaro che lo scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina ha complicato terribilmente i piani delle banche centrali, che si sono subito affrettate a sottolineare che le prossime mosse saranno sicuramente improntate alla massima flessibilità. L'obiettivo chiaramente è quello di tenere sotto controllo l'inflazione da un lato e contemporaneamente evitare di uccidere la crescita, cioè quello che si vuole evitare è che ritorni l'incubo della stagflazione in stile anni 70, paura che è stata negli anni mercati in questi giorni. Per fortuna abbiamo avuto sia dei dati molto buoni sul lavoro americano e anche i dati di fiducia europei, in questo momento stanno un po' allontanando questo spettro di stagflazione. Tra i fattori che hanno concorso a cambiare il contesto in cui gli investitori si muovono è senza dubbio il rialzo dei tassi di interesse, comprendere soprattutto fin dove si spingeranno i livelli di spread. Qual è la sua view dunque sui corporate bond? I corporate bond sono stati penalizzati due volte, prima per il rialzo dei tassi e poi in questa fase di risk off abbiamo avuto anche un allargamento importante degli spread. Quindi abbiamo avuto dei risultati sui corporate bond, delle performance molto molto negative da inizio anno. Per avere dei ritorni così negativi dobbiamo tornare nei mesi immediatamente successivi a quelli dello scoppio della pandemia. Per dare due numeri, per esempio la parte più di qualità del mercato corporate europeo ha avuto un rendimento che è praticamente triplicato da inizio anno, è passato da 0,5% a 1,5% oggi. Se scendiamo un po' nella scala della qualità del credito, andiamo a vedere i bond a yield, qui abbiamo avuto un rendimento medio che è passato dal 3%, eravamo sotto il 3% inizio anno, oggi viaggiamo attorno al 5%. Tutto questo nonostante i corporate europei abbiano superato praticamente indenni il periodo della pandemia. Noi abbiamo negli ultimi 12 mesi un tasso di default che è sotto l'1%, quindi molto vicino ai minimi storici. Abbiamo avuto anche aziende in Europa che hanno approfittato del periodo di tassi molto molto bassi per rifinanziare le scadenze più ravvicinate e hanno aumentato, una cosa secondo me da sottolineare, hanno aumentato in modo incredibile la cassa che hanno nei loro bilanci. Oggi la cassa delle aziende europee in media copre il 30% del debito, una percentuale che è quasi del 10% più alta rispetto a una media storica. E quindi si sono aperte delle importanti opportunità di acquisto sul mondo corporate, però ribadiamo ancora grande cautela, grande selettività, soprattutto in questa fase in cui non abbiamo ancora ben chiaro quale sarà l'impatto sui bilanci che proviene per esempio dai ricavi delle materie prime, dalle esposizioni ai mercati dell'est Europa, dalle eventuali sanzioni e così via. Quindi anche in questo caso è importante non fare da soli quando si scelgono i titoli, ma è sempre meglio affidarsi a dei gestori professionali
se non altro perché tutti i giorni ricevono un flusso di notizie continue sui singoli emittenti, sulle singole aziende, e quindi possono controllare meglio in questa fase molto molto difficile cosa sta succedendo. Baldessari, un'ultima battuta. Quali strategie avete messo in campo per difendere i portafogli e se può farci degli esempi? Guarda, tornando ai corporate bond, noi abbiamo avuto quindi un effetto doppio, cioè abbiamo avuto risalita dei tassi di interesse e allargamento degli spread. Quindi oggi noi possiamo, senza rinunciare al rendimento di portafoglio, possiamo alzare la qualità creditizia, quindi diciamo, spostarsi su dei rating più alti e contemporaneamente accorciare le scadenze, anche perché abbiamo appena detto che i movimenti sui tassi sono stati veramente, veramente forti. Ci aspettiamo comunque ancora parecchia volatilità nelle prossime settimane. Ci sono poi alcuni settori su cui noi siamo particolarmente positivi, che sono quelli diciamo, delle banche e delle assicurazioni, sempre dal punto di vista creditizio, che hanno fondamentali molto molto solidi, hanno dei livelli di capitale diciamo che sono molto molto più elevati rispetto al passato, e in particolare sulle banche sappiamo che la risalita di tassi permetterà di migliorare i margini di interesse, quindi la redditività delle banche. E poi soprattutto sulle assicurazioni noi sappiamo che la normativa Solvency II da alcuni anni impone di scontare le passività delle assicurazioni usando delle curve free risk, cioè delle curve di tassi con rating AAA. Nei tassi più alti per le assicurazioni vuol dire passività oggi, valore attuale delle passività più basse, quindi di fatto si tratta di aumenti di capitale per le assicurazioni, aumenti di capitale non voluti. E questo, i primi che si sono accorti di questa cosa sono state proprio le agenzie di rating, che proprio negli ultimi giorni hanno messo in positive outlook, in alcuni casi hanno anche fatto degli upgrade del rating di alcune delle più importanti assicurazioni europee. Insomma, su quanto riguarda invece le emissioni governative, ecco, in questa fase noi manteniamo una preferenza per i titoli indicizzati all'inflazione, sia negli Stati Uniti, quindi i TIPS, sia in Europa. Anche i nostri stessi BTP indicizzati all'inflazione. L'indicizzazione di questi titoli avviene sempre con alcuni mesi di ritardo, quindi le prossime cedole che pagheranno questi titoli incorporano gli ultimi rialzi di inflazione, quindi saranno ancora cedole molto molto interessanti. È chiaro che però se noi confrontiamo il rendimento di questi titoli, il rendimento cosiddetto reale, con il rendimento nominale offerto dagli altri titoli non indicizzati, ci rendiamo conto che in questa fase questi titoli non sono più così a buon mercato come potevano essere fino a qualche mese fa. In particolare bisogna fare molto molto attenzione perché i prezzi delle materie prime, se poi faranno diciamo, un picco, cioè si stabilizzeranno comunque su livelli alti ma diciamo stabili, è chiaro che poi il tasso di inflazione anno su anno comincerà a scendere mese per mese, quindi questo renderà sicuramente meno appetibili, meno interessanti i titoli indicizzati rispetto a quelli nominali. Grazie allora per la sua analisi a Paolo Baldessari, che è Head of Fixed Income e Alternative Investment di Banca Generali. Alla prossima occasione. Grazie a voi, buona giornata. Il contesto nel quale ci muoviamo, guardando in particolar modo ai mercati emergenti, al fixed income, è quanto mai complesso. Alla fase degli ultimi rivolgimenti geopolitici, come sappiamo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nelle ultime settimane, le aziende russe sono state espulse dai maggiori indici azionari e ad esempio le agenzie Fitch e Moody's hanno downgradato la Russia a junk. Cerchiamo di tirare un po' le fila e capire gli impatti di quanto sta accadendo assieme al prossimo ospite, ve lo vado a presentare. Con noi Anna Paola Marchi, che è responsabile clientela World Sales di Credit Suisse Asset Management. Buongiorno Anna Paola, ben trovata. Grazie a voi per l'invito. Come ormai tristemente noto, siamo di fronte a una crisi geopolitica senza precedenti, almeno guardando a ritroso alla storia un po' più recente. Allora Marchi, le chiedo quali sono gli impatti più prevedibili nei mercati emergenti, visto appunto che la Russia ne fa parte. Allora, noi riteniamo che questa situazione al momento non abbia ancora un grande rischio di contagio economico-finanziario diretto, ossia relativo a esposizioni dirette che aziende, istituzioni, governi hanno all'economia russa e anche ucraina. Okay?
Questo perché le economie di questi due paesi, più naturalmente l'Ucraina, meno la Russia, ma sono comunque relativamente, il peso di queste economie è ancora relativamente contenuto, diciamo, nel contesto del PIL globale. Okay? C'è però una cosa importante, la composizione di queste economie, soprattutto quella Russia. La Russia è un grande esportatore di materie prime e importa di fatto tutto il resto. Lo si può, diciamo, semplificando, si può descrivere l'economia russa e anche in parte quella ucraina così. Quindi Russia esportatore di materie prime energetiche, petrolio e gas naturale in prima battuta, ma importatore netto del resto. L'Ucraina, di converso, è un grande esportatore di prodotti agricoli, di grano, di mais, di oli, che poi sono anche la base per la produzione anche, per esempio, di fertilizzanti, di mangimi e così via. Tutto questo quindi sta innescando una spirale al rialzo di prezzi delle materie prime energetiche e delle commodities agricole molto, molto importante. Già peraltro, come dire, che si inserisce in un contesto dove già i prezzi erano molto alti, molto al rialzo, perché la pandemia ci ha portato anche questa come conseguenza, cioè le strozzature nella supply chain, sia prima con la chiusura che poi con la riapertura, hanno creato appunto una situazione drammatica nel rialzo dei prezzi delle materie prime. Quindi questo è il meccanismo di trasmissione più importante che vediamo, che si rifletterà naturalmente su aspettative di inflazione maggiorate e magari anche su aspettative di crescita globali che saranno ridotte. Ora, a questo punto è importante andare a considerare quali sono le aree che saranno maggiormente impattate. Dal nostro punto di vista è indubbiamente l'Europa l'area che è maggiormente impattata, perché l'Europa importa circa il 30% del suo fabbisogno di gas dalla Russia, per esempio. Importa anche una quota considerevole di petrolio. È in una situazione indubbiamente di attrito anche con la Russia per via del conflitto Russia-Ucraina. Quindi l'Europa avrà l'impatto maggiore. Di converso, Stati Uniti da un lato e paesi emergenti dall'altro sembrano, diciamo, relativamente ancora non toccati da questo meccanismo di trasmissione dei prezzi delle materie prime. Perché? Perché gli Stati Uniti sono di fatto esportatori di materie prime, anche loro, di materie prime energetiche. I mercati emergenti in parte sono esportatori. Ci sono due grandi importatori di materie prime, una è la Cina, però la Cina ha, diciamo, il beneficio di avere dei tassi di inflazione ancora molto contenuti, circa l'1%, il che fanno sì che possa anche assorbire appunto una inflazione maggiore derivante dall'aumento appunto dei prezzi delle materie prime. E in più la Cina si trova oggi in una fase di politica monetaria espansiva, il che appunto la beneficia. Dico un'ultima cosa che riguarda un terzo, diciamo, meccanismo di trasmissione. Abbiamo detto quello diretto, che è poco, quello, diciamo, indiretto materie prime. Il terzo è quello della crisi finanziaria. Cioè il fatto che ci sia stata la decisione di escludere dal meccanismo SWIFT una serie di istituti di credito russi. Circa la metà delle riserve della Banca Centrale Russa siano state bloccate. Questo potrebbe innescare una serie di reazioni a catena su istituti finanziari globali, di cui però ancora, ecco, si ha poca contezza. Quindi potrebbe esserci anche questo terzo meccanismo. Marchi, alla luce della sua analisi di questa panoramica che ci ha fatto, possiamo vedere delle misure di mitigazione di questi impatti? Sì, ho già fatto accenno al fatto che i paesi emergenti, che poi è l'oggetto appunto di questa sessione che abbiamo con voi di Fans People, si trovano, diciamo, abbastanza generalmente in una fase di ciclo benigna, con o rialzi dei tassi che sono già avvenuti o politiche generalmente espansive, e quindi hanno più munizioni, diciamo, per difendere l'economia da questo inatteso evento esogeno. Quindi diciamo che
le misure di mitigazione nel senso della politica monetaria o fiscale nei paesi emergenti sono di più facile in questo momento applicazione. La Cina proprio di recente ha indicato come appunto abbia un target di crescita del 5,5% l'anno, tra l'altro noi in Credit Suisse lo atteniamo anche superiore al 5,5%, cioè al 5,8%, e come ci siano più misure di stimolo allo studio, visto e considerata la situazione contingente. Quindi questo ci fa pensare che appunto ci saranno misure che attenueranno l'impatto di questa crisi, diciamo, geopolitica e potenzialmente anche economico e finanziaria. Dal lato dei paesi, degli altri paesi, altre maggiori economie, è possibile che la Fed e l'ECB rallentino il processo di passaggio a politiche monetarie più restrittive. La curva americana già prezza adesso due rialzi in meno rispetto a prima e un rialzo di 25 basis point invece che di 50 basis point al prossimo meeting, quindi già si stanno materializzando queste aspettative. In più i paesi, abbiamo citato, cioè Europa e Stati Uniti, avevano ancora prima di questa crisi avviato dei pacchetti di supporto alle rispettive economie per calmierare i prezzi dell'energia, quindi ci aspettiamo che questi, diciamo, già portino dei benefici e possano anche potenzialmente essere ampliati. Dal vostro osservatorio di gestori globali le chiedo, Marchi, com'è al momento il risk sentiment degli investitori sui mercati emergenti? Sì, noi abbiamo un indicatore che monitoriamo dagli anni 90, Credit Suisse Emerging Market Sentiment Index, che include più di 130 indici differenti di varia natura e appunto va a misurare il market sentiment sui mercati emergenti. Diciamo che è affidabile, o meglio, dà indicazioni importanti quando sfora certi valori, sia in rialzo che in ribasso, cioè sia nel senso della eccessiva euforia che poi prelude a un ribasso di questi mercati, sia nel senso dell'eccessivo panico che poi appunto anche questo prelude a un rialzo. È successo diciamo quattro volte nella storia che si sia arrivati a un eccesso di panico che poi dopo questi valori, in realtà l'indice dei mercati emergenti abbia avuto delle performance nei 12 mesi in media del 25%. Oggi come siamo? Beh, oggi siamo abbastanza, non siamo ancora nel panico estremo, però diciamo stiamo andando in quella direzione, cioè stiamo per toccare il valore di meno 3 standard deviation rispetto alla media, che prelude un po' appunto a una situazione di panico forte e che però poi alla fine può anticipare delle performance positive future. Chiaramente sempre che le condizioni si stabilizzino e si normalizzino. Questo quindi è il tema del risk sentiment. Un'altra cosa che monitoriamo abbastanza accuratamente è il posizionamento dei gestori globali come noi sui fondi dei mercati emergenti. Interessante notare come a gennaio in media gestori di fondi di mercati emergenti del debito, sia local currency che hard currency che anche corporate, avessero tutti una posizione benigna sul tema Russia e Ucraina, addirittura ci fosse un moderato sovrappeso su questi due paesi. Il che sta a significare come l'evento appunto che poi si è verificato, cioè del conflitto full scale, fosse totalmente inatteso o si attribuisse una probabilità relativamente bassa, appunto. Grazie per essere stata con noi e per la sua analisi ad Anna Paola Marchi, responsabile clientela WholeSales di Credit Suisse Asset Management. Grazie. Grazie a voi. Concentriamoci adesso facendo un focus sulla sostenibilità, quali le caratteristiche di uno strumento obbligazionario ESG e come questi fattori e parametri riescono a permeare il comparto, ma soprattutto quali i vantaggi per gli investitori. Vi vado a presentare il prossimo ospite, è con noi Antonio Forte, International Sales Director Italy di Lion Trust. Buongiorno Antonio, ben trovato. Buongiorno e grazie per l'intervista.
Parlando proprio del comparto obbligazionario, le chiedo forte perché un investitore dovrebbe mettere gli occhi su uno strumento sostenibile. Secondo voi quali sono i benefici che apporta un approccio con delle valutazioni non squisitamente finanziarie? Bene, il beneficio più ovvio e più tangibile, a mio avviso, è la mitigazione del rischio. Ovvero, se sulla parte equity l'integrazione dei criteri ESG permette ai gestori di individuare aziende con profili di crescita più elevati, per quanto riguarda la parte fixed income, l'integrazione dei criteri ESG permette di individuare aziende che hanno minori rischi, ovvero, vari studi dimostrano, le aziende con criteri ESG, valutazioni ESG più elevate, hanno più probabilità di rimborsare il capitale alla scadenza, che poi per un investitore nel credito è l'obiettivo principale, cioè quello di riavere il capitale alla scadenza dell'obbligazione. Inoltre, nella fattispecie del nostro fondo, che si chiama Liontrust Sustainable Future European Corporate Bond, investire in tali aziende permette di investire in aziende che hanno prodotti e servizi che contribuiscono a rendere il nostro mondo più efficiente, più sano e più sicuro, creando quindi un impatto positivo, oltre alla mitigazione del rischio. In che modo il team di Liontrust integra i fattori ESG nella gestione di fondi obbligazionari? Allora, faccio una piccolissima premessa dicendo che il team di 18 persone è nato nel 2001 e dunque dal 2001, quindi da 21 anni, che integrano i criteri ESG nei loro processi di investimento. Ora, non è questa la sede per poter spiegare quali sono, come avviene questa integrazione, però mi soffermo su un punto importantissimo a mio avviso, ovvero tutti i membri del team, quindi ciascuna delle 18 persone, fanno al contempo sia analisi fondamentale o del credito, sia analisi ESG. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che non c'è una distinzione delle analisi, ma il singolo gestore, il singolo responsabile di un settore, fa al contempo le due analisi. Quindi è lui che giunge alla decisione finale, alla sintesi finale, che coniuga sia le istanze economiche di un'azienda, sia quelle puramente ESG. E quindi decide se questa azienda poi entrerà nel gruppo di aziende sostenibili. Come sappiamo, la normativa SFDR ormai più di un anno fa ha messo dei paletti davvero più stringenti, no? In fatto di sostenibilità, guardando all'articolo 8 e 9. Le chiedo dunque in cosa consiste l'articolo 9 per un fondo corporate bond. Bene, articolo 9 vuol dire che il fondo ha come obiettivo quello di impattare su una delle righe della tassonomia. Nella fattispecie abbiamo due tipi di gestione, due tipi di dinamiche che vanno avanti. Uno è la gestione dei rischi della sostenibilità, parliamo di un fondo obbligazionario. Il secondo invece è la gestione degli obiettivi della sostenibilità. Quindi entrambe queste due cose, gestione dei rischi, gestione degli obiettivi di sostenibilità, sono concentrate, sono incorporate all'interno del processo di investimento e attuato poi dai membri del team di gestione. Inoltre, aggiungo che è molto importante per un fondo articolo 9 avere un processo di engagement. Ora, vero è che un investitore del credito non ha accesso al consiglio degli azionisti, per cui la parte di engagement, di votazione, è un po' più problematica da questo punto di vista. Però, aggiungo che in quasi tutte le aziende nei nostri portafogli del credito, il nostro team di gestione investe anche nelle azioni, per cui fa anche attività di engagement. Cito solo un numero: nell'anno precedente 318 sono state le problematiche ESG sollevate dal team di gestione che fa solamente engagement. Per cui, aggiungo, oltre alla parte di gestione dei rischi di sostenibilità e degli obiettivi di sostenibilità all'interno del fondo, c'è anche la parte engagement. Grazie allora per la sua analisi ad Antonio Forte, che è International Sales Director Italy di Liontrust. Grazie e a presto.
Inflazione in aumento e persistente, con tassi di interesse sulla strada verso il rialzo e ciclo del credito che si avvia alla sua fine. Questi sono solo alcuni dei dettagli e degli elementi che caratterizzano lo scenario sul quale ci muoviamo, con particolare interesse e attenzione all'asset class obbligazionaria della quale parliamo oggi. E allora, come affrontare questo scenario e quali strategie mettere in campo? Ne parliamo con gli ospiti che animeranno la tavola rotonda di oggi e che vi vado a presentare. Sono con noi Suresh Edge, Head of Structure Private Debt, NN Investment Partners. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie. E c'è con noi anche Colin Finlayson, Investment Manager, Aegon Asset Management. Buongiorno, ben trovato. Good morning, thanks for having me. Buongiorno, grazie dell'invito. E poi vi vado a presentare anche Richard Ryan, Director of Fixed Income Senior Credit Portfolio Manager, M&G. Good morning. Buongiorno. E allora Ryan, inizierei proprio da lei chiedendole di farci una prima panoramica alla luce dell'introduzione fatta poc'anzi. Il contesto nel quale ci muoviamo è tutto fuorché semplice da interpretare per gli operatori del mercato. Allora le chiedo qual è la vostra view in relazione al credito e di conseguenza quali strategie avete deciso di mettere in campo. Good morning. Yes, you're absolutely right. The current... Sì, avete assolutamente ragione. L'attuale situazione per il credito e il reddito fisso in generale è decisamente non facile. Ci sono due forze in gioco essenzialmente. Negli ultimi 10-15 anni le banche centrali hanno sostenuto i mercati cercando nel contempo di creare un po' di inflazione e anche nel tentativo di mantenere qualche forma di attività economica. Quindi l'obiettivo era inflazione positiva e crescita positiva e sono riusciti a farlo attraverso un certo tipo di politica monetaria che supportasse però nel contempo anche i mercati obbligazionari mantenendo i redditi bassi o il mercato azionario mantenendo quindi il flusso di credito nell'economia reale. Però negli ultimi mesi quello che abbiamo visto è stato che l'inflazione domestica è salita d'improvviso. Abbiamo un 7,5% di inflazione negli USA, 5,5% in Europa e questo supera di gran lunga i target delle banche centrali. Quindi per i mercati questo è molto difficile perché all'improvviso le politiche monetarie delle banche centrali non sono più coerenti o meglio allineate a livello di sostegno dato ai mercati e creare inflazione e anche dinamica di crescita. Quindi le banche centrali si trovano in una situazione dove devono scegliere se sostenere i mercati e continuare quindi a garantire questo flusso di credito nel mercato reale, nell'economia reale, oppure se devono invece combattere l'inflazione in modo tale che le famiglie non sentano la pressione generata dai elevati livelli di inflazione. Diciamo che secondo noi il secondo elemento diventerà la focalizzazione delle banche centrali, ma le banche si trovano veramente in una situazione molto difficile perché praticamente questa è un'inflazione guidata dal lato dell'offerta e quindi è molto difficile controllarla, è molto difficile controllare i prezzi del petrolio piuttosto che del gas o piuttosto che i prezzi delle commodity soft attraverso la politica monetaria. Adesso però, diciamo come dopo aver delineato lo scenario macro, adesso siamo in un contesto che è meno di sostegno per i mercati e i partecipanti di mercato sia sul fronte della gestione patrimoniale che va a investire gli asset dei clienti che sul lato delle banche avranno bisogno di tempo e troveranno difficile abituarsi a questo nuovo mondo. Poi abbiamo una seconda dinamica che è rappresentata da quello che sta accadendo nell'immediato intorno a noi. Vale a dire, mi riferisco al conflitto russo-ucraino, l'imposizione di sanzioni e quindi tutti quelli che sono gli interrogativi che vengono creati a livello di mercato del credito e solidità dei bilanci. Quindi
Tutto ciò ha fatto sì che gli spread corporate si siano mossi notevolmente. Mi riferisco quindi alla remunerazione ulteriore per investire nel credito, che ha un rischio superiore a quello dei titoli di Stato. Gli spread si sono allargati significativamente nelle ultime due settimane. Se prendiamo gli spread dell'investment grade, sono passati da, diciamo, meno di 100 punti base, direi 85, fino a 160 per il credito europeo, e questo ci riporta ai picchi registrati alla fine del 2018. Lo stesso vale per il mercato high yield, dove abbiamo visto uno storno significativo con gli spread, che sono passati da 300 a oltre 500 punti base nelle ultime settimane. Quindi questo ci riporta veramente a quei picchi che abbiamo visto alla fine del 2018, inizio del 2019. Secondo me quello che dobbiamo fare adesso è veramente mettere da parte, diciamo così, la passione, la reazione sanguigna, e cercare veramente di capire dove vale la pena investire, se si è veramente remunerati per il rischio e per l'eventuale difficoltà che le aziende affronteranno avendo prezzi di input più elevati, margini e utili più bassi. Quindi siamo veramente remunerati per questo rischio o no? In linea generale direi di sì, direi che questa è un'opportunità per acquisire dei business di alta qualità, o meglio gli strumenti di debito di aziende di alta qualità a spread ragionevolmente attraenti. E allora Finlayson, passo la parola a lei adesso chiedendole se ci può aiutare a capire quali da una parte i rischi ma dall'altra anche le opportunità, se ce ne sono in questo contesto, per aiutare gli investitori. Può sottolinearci i fattori, tra quelli che abbiamo anche già menzionato prima, che state monitorando più da vicino in Aegon e perché? Assolutamente, certo. Attualmente, se si ragiona in termini di rischi e opportunità, è ovviamente che la maggiore attenzione va sui rischi che stiamo affrontando. Non è che non ci siano opportunità, ma attualmente, nel brevissimo termine, credo che veramente ci si debba concentrare a gestire i rischi generali all'interno del portafoglio. Quando si va a separare l'orizzonte di investimento nel breve termine e poi nel lungo termine, credo che le sfide che ci troviamo ad affrontare siano diverse. Cerchiamo veramente di mantenere l'orizzonte a lungo termine per quanto riguarda ulteriori opportunità e monitoriamo i rischi. Da questo punto di vista, il maggior rischio che affrontiamo, come abbiamo già detto, è questo passaggio da un mondo a bassa inflazione ad un mondo ad elevata inflazione, poi questo spostamento da un contesto di tassi di interesse pari a zero a dei tassi un pochino più elevati. Queste cose sono ovviamente interconnesse. L'elevata inflazione, che è durata più a lungo rispetto a quanto ci si aspettasse, rimarrà a questi livelli più elevati e continuerà quindi a sorprenderci sull'upside nei prossimi 12 mesi. Questo costringerà le banche centrali ad essere molto più aggressive per un certo periodo di tempo rispetto all'aumento dei tassi, e questo crea dei problemi nel medio termine per quanto riguarda i prodotti del reddito fisso, che hanno un rischio di tasso maggiore, quindi soprattutto i titoli di Stato e poi i titoli investment grade, meno gli high yield, perché questa è un'area in cui, dato che la sensibilità ai tassi è minore, è un'area in cui comunque c'è già un grado di protezione investendo in quel comparto del mercato, soprattutto adesso dove gli spread sui crediti si sono ampliati e allargati notevolmente. L'altro byproduct, diciamo, l'altra conseguenza di questo contesto in termini di inflazione e la necessità da parte delle banche di continuare ad avere misure di stimolo è la dinamica tra domanda e offerta, molto favorevole per gli investitori nel reddito fisso, che però adesso hanno virato e si muovono contro di noi. Quindi le banche centrali hanno cominciato a ridurre l'acquisto di attivi, i programmi di quantitative easing, e abbiamo visto che l'offerta di obbligazioni
pare essere più elevata rispetto alla domanda. Sull'altro fronte, le aziende dovranno continuare a finanziarsi e quindi accedere al mercato obbligazionario, e i governi devono comunque considerare gli investimenti e i requisiti a livello fiscale, che dovranno aumentare appunto la propria presenza rispetto alle sfide che ci troviamo ad affrontare oggi. Quindi l'offerta di obbligazione è sempre molto elevata rispetto al passato, in un momento in cui comunque le banche centrali acquistano meno obbligazioni, e questo renderà il contesto più sfidante e difficile per gli investitori nel reddito fisso, perché dovranno vedere dove trovare il valore, dove c'è qualcosa di interessante e quali sono i mercati di reddito fisso interessanti in cui investire. Questa secondo noi sarà una sfida costante, continua, non soltanto nei prossimi mesi, ma anche in futuro, nei prossimi anni, dato che gli investitori dovranno abituarsi e fare le necessarie correzioni per rispetto al contesto diverso. Quindi i credit spread fino a poco tempo fa sono stati a livello molto bassi, e questo ha creato un contesto molto più sfidante per gli investitori del reddito fisso, come vi dicevo, per generare appunto dei total return. Non è una cosa che avevamo preso in considerazione, ci sarà bisogno di un approccio diverso rispetto a come investire i propri asset, ma per noi questa dinamica, per cui le banche centrali reagiranno al contesto inflazionistico e tutte le altre sfide, rappresentano probabilmente le sfide principali che manteniamo monitorate per capire qual è la direzione dei mercati del reddito fisso e dove poter trovare delle opportunità, dove andare ad allocare i nostri investimenti nelle diverse aree del mercato. Questa è una cosa che per diversi investitori negli ultimi 10 anni è un problema che non si era presentato, ma adesso è una cosa che si è presentata e dovremo gestire. Non è soltanto una questione del mercato del reddito fisso, ma è proprio un problema del mercato finanziario. Ci sarà una diminuzione dello stimolo, e questo avrà un impatto su tutte le parti del mercato finanziario, dell'obbligazionario, l'azionario e anche in altri comparti. Queste sono le dinamiche principali per noi che stiamo monitorando, ma stiamo trovando dei modi per cercare di allocare i nostri investimenti in altre aree del mercato che sono meno sensibili agli aumenti dei tassi. Ed è qui che si concentra la nostra attenzione. Gestiamo il rischio per proteggere il capitale e il fondo, sapendo bene che ci sono venti contrari che ci troviamo a dover affrontare nel prossimo periodo con il contesto inflazionistico e le risposte e le misure da parte delle banche centrali. Ecco, allora, in questo scenario una delle parole d'ordine che mi pare possa essere giusta e corretta è quella della diversificazione. Concentriamo ora il nostro focus sugli investitori istituzionali, parlando di un asset class che NN Investment Partners sta tenendo d'occhio, sta guardando da vicino. Mi riferisco al trade finance. E allora, Age, passo la parola a lei, vengo da lei. Può spiegarci di cosa si tratta e perché questa asset class ha un profilo di rischio rendimento di vostro interesse? Yes, indeed. Thank you. And it does indeed. Sì, certamente. Direi che infatti questa asset class risponde a tutta una serie di argomentazioni sollevate dai due precedenti speaker, soprattutto quando si parla di diversificazione. Come abbiamo detto prima, è fondamentale per questo tipo di asset class che va a inserirsi nel mondo più ampio del mondo obbligazionistico, sottoposto anche appunto alle pressioni inflazionistiche per le banche centrali. Quindi facciamo un passo indietro per chi non conosce questa asset class. La trade finance è veramente l'elemento più antico del mercato, in quanto è una delle forme più tradizionali di finanziamento, e adesso è un mercato che vale migliaia di miliardi, quindi veramente una grande opportunità. Ci sono delle caratteristiche particolari per questa asset class che sembra renderla più adatta a questo tipo di contesto di mercato, perché non è altro che una forma di credito. Si dà capitale circolante alle aziende in modo tale che possano acquistare, produrre, comprare merci in tutto il mondo su settori diversi. Quindi si tratta veramente di un mercato ampio e diversificato, e ha caratteristiche molto interessanti per l'attuale contesto di mercato, perché c'è una duration molto breve, 30
fino a 180 giorni. E questo ha un effetto che va a ripercuotersi sulle caratteristiche di rischio. Questa è un asset class, quindi che è molto stabile dal punto di vista delle valutazioni. Abbiamo valutazioni interessanti, abbiamo interessanti duration come tipo di credito, perché vengono concessi praticamente degli anticipi. Quindi come asset class direi molto interessante, non correlata dal punto di vista dei rischi. Molte volte durante le crisi precedenti, la grande crisi finanziaria piuttosto che la crisi del Covid, dalla quale forse cominciamo finalmente ad emergere, bene, non risponde come i mercati tradizionali questa asset class, rimane invece molto stabile e lo è rimasta sia nei tempi buoni che nei tempi cattivi, perché il commercio continua comunque. Quindi è una classe che ci sembra molto interessante al momento, è data da una combinazione di cose, crea una sorta di elemento difensivo e di stabilità in portafoglio. Quindi se mettiamo tutto insieme questa serie di caratteristiche, ampio mercato, basso rischio di default, buoni tassi di recupero, basso rischio di credito, spread interessanti, sembra che veramente questa sia un asset class che può interessare a una gamma di clienti sempre più ampia. Quindi in generale c'è l'elemento della diversificazione, e questa è un asset class che può andare a beneficiare delle situazioni più difficili che vediamo adesso sul mercato. Penso in modo particolare alle grosse oscillazioni sul fronte del complesso delle materie prime e relativi prezzi. Infatti qui si finanziano ovviamente anche le materie prime. Quando i prezzi delle materie prime salgono, significa che c'è un volume, un valore maggiore da finanziare, ma significa anche che ci può essere più redditività per i produttori e gli acquirenti che pagano i finanziamenti di questi tipi di scambi. Quindi sul lato dell'offerta possiamo vedere ampliarsi gli spread, che in questo contesto inflazionistico tendono ad essere positivi. Quindi direi che è piuttosto raro in momenti vedere questo tipo di movimenti nel reddito fisso. Noi da anni operiamo in questa asset class a nome dei clienti istituzionali e devo dire che è diventata sempre più interessante anche per gli investitori tradizionali del reddito fisso. E allora andiamo più nello specifico con l'interrogativo che davvero interessa di più gli investitori, non solo in questa fase ma da sempre, ovvero sia come creare valore in un contesto che ha subito dei significativi cambiamenti nell'ultimo decennio. Quali sono le peculiarità dell'approccio di M&G? Vengo da lei allora, Ryan. Thank you. Grazie. Allora, cosa è cambiato dal punto di vista del nostro approccio per quanto riguarda l'approccio così rispetto al mercato ampio? Vabbè, innanzitutto direi che per molte strategie abbiamo separato da un lato il rischio di tasso di interesse, il rischio di spread di credito, quindi portafogli multi-asset. Siamo andati a zero duration praticamente, proprio per creare una specie di strategia floating rate a tasso variabile, che è stato decisamente molto benefico, perché come ha detto Colin e come ha detto Suresh, soprattutto le banche centrali hanno delle aspettative, creano aspettative precise anche relativamente al quantitative tightening. In questo modo noi possiamo concentrarci nel tentativo di estrarre veramente valore da questi spread del credito. Ma a questo punto la domanda è come farlo, soprattutto in un contesto che è in costante cambiamento. Allora, due cose. In primo luogo, se ritorniamo ai tempi precedenti alla grande crisi finanziaria, ci sono stati due episodi di volatilità molto significativi. La crisi finanziaria, come dicevo,
dal 97 e poi nel 2009, poi abbiamo avuto la crisi del debito sovrano europeo, poi abbiamo avuto anche altre situazioni come la crisi tra il 2000 e fine del 2016, inizio fino all'inizio del 2018 e poi nel 2020 cosa abbiamo avuto? Il Covid. Direi adesso, anche se comportata inferiore, abbiamo visto nuovi episodi di allargamento degli spread del credito e poi abbiamo nell'immediato tutto quello che sta accadendo sul fronte orientale europeo e quello che è stato descritto da Colin a livello di variazione delle politiche monetarie delle banche centrali. Ognuno di questi vari episodi partono con un elemento in comune, vale a dire da spread del credito che non remunerano abbastanza. Noi allora cerchiamo di spostarsi sulla curva di duration per arrivare ad avere maggior sensibilità da parte di questi spread a cui ci esponiamo. Quindi se il mercato è costoso, noi non vogliamo esagerare sul fronte del rischio, è meglio aspettare. Secondo me la pazienza è la caratteristica più sottovalutata dei buoni investimenti sul mercato, la pazienza di restare all'atere, lasciar correre il mercato e aspettare una buona opportunità. Un'altra cosa molto importante che rende il nostro approccio molto diverso è questo: noi possiamo riconoscere e descrivere il contesto che ci circonda, ma non cerchiamo mai di prevedere il futuro, non cerchiamo mai di dire è questo quello che accadrà adesso o sul fronte dell'inflazione o della crescita globale, perché queste sono previsioni incredibilmente difficili da fare in modo corretto di volta in volta e tra l'altro di guadagnare poi come investitori, perché noi non vogliamo solo prevedere correttamente in modo corretto, ma sulla base di queste previsioni dobbiamo anche azzeccare la reazione del mercato. Allora noi pensiamo concentrarci su quello che sappiamo è meglio. Vediamo quali spread sono disponibili per un determinato tipo di rischio. E diciamo che in contesto storico possiamo dire che noi veniamo compensati a certi livelli per prendere un certo tipo di rischio. Quindi oggi direi che, per esempio, gli spread sia investment grade che high yield cominciano a scontare un contesto economico molto debole, bilanci aziendali molto deboli e tempi difficili a venire. Quindi dal punto di vista degli stati patrimoniali noi non vediamo emergere questi rischi, non vediamo un significativo deterioramento del rischio sulla qualità per esempio delle società che vanno poi a ripercuotersi su mercati. Secondo me al momento noi siamo prezzati, noi siamo compensati per questo tipo di rischio. E poi l'altro elemento di differenziazione è questo: se noi non prevediamo quello che farà il mercato, dobbiamo semplicemente analizzare azienda per azienda per azienda e vedere a livello bottom up come sta andando l'impresa in cui stiamo investendo. Se decidiamo di comprare l'obbligazione emessa da quell'azienda come investimento high yield piuttosto che investment grade, e andare quindi a vedere se appunto rimane valida la tesi di remunerazione del rischio che stiamo prendendo. Quindi forte focus su value per noi, approccio bottom up al momento, e ci stiamo concentrando non sulle previsioni del futuro ma sulla remunerazione al rischio che vediamo adesso sul mercato. A questi livelli di spread, e non sto parlando di rischio di tasso di interesse ma soltanto questi livelli di spread, noi pensiamo che cominciamo veramente ad essere remunerati in modo adeguato per prendere questo rischio. E allora un altro modo per fronteggiare il contesto attuale mi pare possa essere quello di utilizzare un approccio flessibile. È così anche per voi di Aegon? Allora Phil Lason ci può spiegare in che modo cercare di mitigare le incertezze però continuando a generare rendimenti? Sì, credo che lei abbia detto una cosa molto corretta: una maggiore flessibilità ci dà una maggiore opportunità di gestire il rischio e di generare rendimenti, e questo tende a essere particolarmente importante quando
o i mercati sono molto cari, oppure quando c'è un elevato grado di incertezza e di volatilità. E diciamo che oggi entrambi questi fattori sono presenti in una certa misura sui mercati del reddito fisso. In questo contesto si cerca di concentrarsi sul rischio. Ci sono due componenti che compongono il rischio di mercato, il beta, e poi l'altro fattore è alfa, quindi gli extra rendimenti individuali che possono essere generati prendendo specifiche decisioni nell'andare ad acquistare un'obbligazione piuttosto che un'altra. In questo punto del ciclo il rischio beta secondo noi è piuttosto costoso e probabilmente sarebbe meglio minimizzare la propria attenzione su beta e invece concentrarsi molto di più sull'alfa per generare rendimenti, determinando quindi fino a che punto si vuole assumere il rischio di tasso e quanto si può guadagnare dalla curva dei rendimenti, le vostre decisioni in termini di investimento nelle diverse asset class, e poi determinare quali sono i settori corporate che sono più interessanti e quali sono le obbligazioni individuali all'interno di quel contesto che si vuole investire, e poi ridurre la propria esposizione al rischio di mercato, quindi ridurre il beta all'interno del portafoglio, che secondo noi è stato poco interessante. Come Richard ha detto, comincia a muoversi in una direzione per cui c'è valore nel mercato corporate e quindi sta diventando sempre più interessante anche il lato value. Per quanto riguarda successivo fattore nella gestione del rischio, per la maggior parte degli investitori nel settore delle obbligazioni è appunto le tasse di interesse e l'inflazione. Che cosa possono fare gli investitori per mitigare questo rischio? Noi riteniamo che ci siano cinque diverse strategie e cinque diversi modi per cercare di ridurre la propria esposizione ai tassi di interesse più elevati che possono permetterci di proteggere il valore nel portafoglio. Il primo approccio è quello di gestire il rischio di tasso e l'esposizione alla curva in modo da avere un minore rischio di tasso anziché di più. Questo può proteggere l'investitore man mano che i rendimenti salgono, i tassi di interesse quindi salgono a causa del contesto inflazionistico. La seconda cosa che si può valutare sono gli inflation linked bond, le obbligazioni indicizzate all'inflazione che sono andate molto bene nella prima parte del 2021 e adesso cominciano appunto a ritornare a essere interessanti con questo livello di picco dell'inflazione che sembra non perdersi d'animo, per così dire, visto l'aumento dei prezzi delle commodity. Qui allora possiamo trovare delle opportunità. Poi andiamo a vedere altre parti del mercato obbligazionario dove si può investire. Come abbiamo detto precedentemente, si vanno a cercare quelle parti del mercato che sono meno sensibili ai tassi di interesse e che possono essere interessanti. Per noi la via principale da seguire è attraverso due aspetti, le obbligazioni finanziarie, soprattutto quelle bancarie, e poi nel mercato high yield. Entrambe queste parti del mercato tendono ad andare relativamente meglio, a performare relativamente meglio in un contesto di tassi in salita. Le banche tendono ad avere una maggiore redditività quando la curva dei rendimenti sono più ripide, i tassi sono più elevati, e il mercato high yield è meno sensibile in termini di duration, yield, e quindi tende ad avere una maggiore protezione rispetto all'aumento dei tassi che sicuramente avranno luogo nel prossimo futuro. Infine, andiamo a vedere altri contesti direttamente, per esempio i tassi variabili e le obbligazioni a tasso variabile sono un altro modo che si può utilizzare per contrastare eventi contrari che ci troviamo a dover affrontare a causa dei tassi in salita. Questi sono cinque approcci, cinque aree diverse che utilizziamo nella nostra allocazione all'interno del portafoglio per cercare di controbilanciare, di contrastare l'impatto del rialzo dei tassi e dell'inflazione più elevata. E oltre a questo stiamo anche cercando di farlo attraverso una lente globale, quindi per andare a vedere l'intero universo del reddito fisso, e abbiamo una forte preferenza nella copertura del valutario, quindi cerchiamo di separare il rischio obbligazionario da quello valutario, concentrandoci sull'elemento del reddito fisso, e poi cerchiamo
di essere attivi e dinamici per quanto possibile relativamente a come si gestisce il rischio. I mercati si muovono velocissimamente, quindi è molto difficile avere una view specifica rispetto al mondo a cui aggrapparsi quando il mercato continua a cambiare. Bisogna per forza essere flessibili man mano che il mondo evolve, quindi bisogna essere attivi per andare ad aggiungere o a togliere rischio. Tutti questi fattori in termini di flessibilità, per l'appunto, sono veramente cruciali in questo momento lungo il ciclo. Non si può avere una singola strategia, non si può investire in un'unica asset class, e bisogna per forza avere un approccio più unconstrained, quindi non vincolato, per poter generare non solo più rendimenti, ma ancora importante nella gestione del rischio. Più si è flessibili, maggiore è la flessibilità, maggiore sono le leve che si possono tirare, e quindi si riuscirà a gestire in modo con maggiore successo il rischio globale del portafoglio, che è la cosa principale prima ancora di andare a pensare a poter generare un extra rendimento. Ecco, allora, quando si parla di rendimenti abbiamo imparato a conoscere nel tempo l'approccio di NN Investment Partners, intrinsecamente votato alla sostenibilità. E allora, alla luce della sua prima analisi, Ernst, le chiedo, tornando da lei, come si fa a garantire e perseguire con questa asset class una crescita che sia sostenibile? Sì, grazie. Credo che ancora una volta la prima cosa da ripetere sono i punti che appunto sono stati sollevati dagli altri speaker. Siamo in un periodo di grande incertezza, la diversificazione è cruciale, è veramente importante come punto di partenza anche in termini della classe, mantenere la flessibilità mantenendo delle posizioni molto corte. Inoltre pensiamo che bisogna veramente focalizzarsi anche sull'alfa e sul rischio di mercato, e quindi nel trade finance bisogna veramente prendere delle view difensive e relative. Come abbiamo detto, ci focalizziamo molto anche sull'ESG dal punto di vista del rischio, ma anche dal punto di vista delle opportunità. Partiamo col cercare di comprendere due cose fondamentali quando investiamo. Parliamo moltissimo del rischio di mercato, del comportamento delle banche centrali, dell'inflazione, del rapporto domanda-offerta, e ovviamente l'ESG è fondamentale in tutto questo, anche per quanto riguarda l'evoluzione del mondo. Quindi partiamo dai fattori ESG innanzitutto. Poi la seconda cosa che dobbiamo capire è che il mondo è molto complicato, evolve rapidissimamente, lo stesso vale per l'ESG. Quindi per quanto riguarda come investire per assicurarsi che gli investimenti siano sostenibili, la prima cosa da fare è che bisogna trovare delle strategie di investimento che ci diano il tempo di andare ad analizzare, osservare questa complessità per poter prendere delle decisioni in termini di alfa e ESG, e che possano essere nella massima trasparenza. L'asset class della trade finance è molto interessante, per definizione si occupa di situazioni molto specifiche, si va a finanziare uno flusso specifico di beni da una parte all'altra, da un'area all'altra, con mezzi di trasporto specifici, con polizze specifiche, eccetera. E ci sono quindi anche dei punti di contatto con l'analisi ESG. Perché all'interno di questa complessità ci sono dei punti che ci permettono di prendere delle decisioni e di fare anche l'analisi ESG. Osserviamo il mondo sulla base di tre diversi fattori ESG. Alcuni sono più positivi, altri sono meno positivi. Secondo noi non è bene, quando si parla di politiche ESG, partire dalle restrizioni. È importante capire le differenze, e ci permette anche di capire quali sono aziende che non fanno le cose come potrebbero farle in termini ESG, ma che potrebbero quindi migliorare la situazione, meno a che fare con l'andare ad allocare semplicemente solo alle persone che sono già pronte, che fanno già le cose bene. Quindi vogliamo veramente dare la spinta necessaria per far sì che le cose vadano nella direzione giusta e dare questa direzione. Qualunque decisione di investimento poi
deve avere una struttura, una formula ben strutturata, un approccio trasparente per poter misurare quelli che sono i fattori ESG e quindi la misurazione. La terza parte è l'engagement. Nel trade finance questo è un ottimo esempio, anche per quanto riguarda la filosofia di cercare appunto di portare avanti le ESG e quindi sono il nostro engagement nelle tavole rotonde di sostenibilità. Non sempre le aziende possono avere un'ottima reputazione, quindi, però può essere fatto in modo sostenibile e quindi noi agiamo da questo punto di vista. Quindi in essenza l'ESG è veramente una parte cruciale di tutte le decisioni di investimenti che facciamo attualmente. Dovrebbe veramente venire per prima. I dati sono veramente fondamentali, ma anche come mettere in, approntare un processo di investimento che vada ad analizzare e a capire quelle che sono le nuance tra i vari operatori. E allora ringrazio i nostri ospiti per le loro analisi e per essere stati con noi. Grazie a Suresh Edge, Head of Structure Private Debt NN Investment Partners. Thank you very much, it was a pleasure. Grazie, è stato un piacere. Ringrazio anche Colin Finlayson, Investment Manager Egon Asset Management. Thank you very much, Sam. Grazie, thanks for grazie a voi. Grazie anche a Richard Ray, Director of Fixed Income Senior Credit Portfolio Manager MNG. Thank you for grazie per avermi invitato. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento al prossimo Inside Channel Funds People di aprile.